Ehi là, salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come detto dal titolo, oggi video haul e nulla, io super felice perché è la mia tipologia preferita di video in assoluto e il tema di questo haul è fine estate. È proprio un haul fine estate, quindi ci sono delle cose, diciamo, autunnali, ma non troppo, proprio la via di mezzo giusta tra proprio settembre. Questo video grida settembre. Piccola premessa prima di iniziare, non sto tanto bene, vengo da 2 o 3 giorni in cui appunto sono stata male e infatti se sentite la voce un po' nasale, è per quello. Ma a parte questo, iniziamo subito col video. La prima cosa che vi mostro, che in realtà non è un capo di abbigliamento, ma è un oggetto, è appunto anche questo grida settembre. Ed è appunto un'agenda che ho comprato da Tiger a 6 euro e ragazzi è una chicca, è super super bella, a parte che è rosa e quindi già solo per quello l'ho presa. Poi dentro ha anche qua in fondo ha tutti gli sticker, che è una cosa che io adoro. È un'agenda che va da agosto a, è scritto qua fuori, da agosto del 2022 a luglio dell'anno prossimo e quindi è divisa in sezioni, ogni mese ha il suo reparto appunto. E dentro è fatta così, quindi qua scrivete tutti i vostri impegni e poi qua di lato potete mettere il vostro umore, il meteo, se avete pranzato, se avete fatto tutti i pasti, quanto avete bevuto durante la giornata. E praticamente alla fine di ogni settimana invece c'è questa piccola sezione dove ci sono appunto i preferiti della settimana, quindi i libri e mettete quante stelle volete, quindi quanto vi sono piaciuti i libri, il gioco, il cibo, i film, la serie TV, la canzone, l'artista. E invece nell'altra tabella c'è scritto le attività di questa settimana, quindi riordinare la camera, fare sport, le attività con gli amici. Poi qua sotto c'è la leggenda con scritto se colorate la casellina di verde. Vuol dire che l'avete fatto, se la colorate azzurro vuol dire che l'avete quasi completato, insomma, tutte cazzatine però molto molto carine e nulla, quindi ripeto, questa l'ho presa da Tiger a 6 euro, super super carina. Ora iniziamo con i pezzi forte. Allora, da H&M in realtà questo acquisto non era previsto perché io sono andata al centro commerciale vestita normale, avevo su un top e i pantaloncini e si gelava. Cioè, secondo me c'era il. Cioè, e sì che la corrente è un periodo che costa tanto, però loro la tengono, cioè tengono il condizionatore tipo Polo Nord. E quindi ho cercato di resistere fino all'ultimo, però una certa proprio non ce lo facevo, ero lì proprio con la pelle d'oca, quindi ho detto: senti, sai che c'è? Mi compro una felpa. E nulla, quindi sono andata da H&M e ho preso questa felpa semplicissima, con scritto Los Angeles. Io ho preso una S, però appunto veste un po' over. E non so, mi piaceva un sacco, sia perché appunto c'è scritto Los Angeles ed è una città che io amo, adoro. Mi piace tantissimo che sia in stile college ed è super morbida dentro felpatina fatta così, senza il cappuccio, super carina, super versatile, l'ho pagata a 15,99 e quindi niente, anche se alla fine non avevo in progetto di prenderla, l'ho presa più per evenienza, però in realtà la metterò tantissimo lo stesso, già lo so. Altro acquistino fatto, questo qua da Calvin Klein ed è un toppino bralette reggiseno, non so bene come chiamarlo. È praticamente un reggiseno fatto così, quindi semplicissimo con i triangolini. Perché purtroppo non riesco più a mettere i reggiseni con il ferretto, cioè in generale già i reggiseni mi danno proprio fastidio. Con il ferretto è proprio una cosa che non sopporto, mi taglia qui, mi danno fastidissimo e quindi punto a prendere questi qui. Ho deciso di prendere questo qua di Calvin Klein perché secondo me è molto molto carino anche da mettere sotto magari qualcosa che si vede tra virgolette, tipo che so, una camicia un po' aperta oppure quelle magliette che adesso vanno di moda magari trasparentine con le righe, insomma anche metterlo che si vede non è male. E quindi niente, questo top super semplice, l'ho pagato un po' perché costa 39,90 e niente, io ho preso una S e dietro ha sia le spalline regolabili che il gancino. I triangolini all'interno hanno le coppe preformate che non si possono togliere, però sono proprio una roba
impercettibile, cioè sono proprio sottilissime. E questo qua c'era bianco, grigio, nero, c'era anche tutto nero, insomma c'erano un po' di tipi e c'erano anche tantissime forme diverse. E niente, ho deciso di stare sul classico e prendere questo. Ora passiamo a Zara e qui ho fatto tantissimi danni. Partiamo da un capo super basic e super semplice che non ho neanche, cioè ho già messo, ho lavato ma non ho stirato, quindi se la vedete un po' sciupata è per quello. Ed è una magliettina bianca super semplice, perfetta perché è perfetta, cioè vi veste satillata ma non troppo, finisce proprio qui all'inizio del pantalone. Io adesso ho i pantaloni un po' più su perché sono seduta, però altrimenti starebbero proprio giù, quindi finisce quando inizia il pantalone. E niente, bianca, basic da tutti i giorni e ha questa scritta molto molto carina. E appunto l'ho già messa, però da brava ho ottenuto il cartellino e quindi 15,95 una S e questo qua è il codice se volete scrinnarlo. Secondo acquisto, questa giacca qui bellissima, rosa. Io ho preso un XS perché guardate quanto è over. Cioè è proprio gigante, mi piaceva tantissimo il colore e questo stile un po'... Sì, mi sono vestita ma non avevo tanta voglia e niente, questa super carina e per questo periodo super versatile e il fatto che sia over è anche una cosa molto utile, così se volete metterla anche un po' più avanti quando le temperature si abbasseranno ulteriormente potete tranquillamente metterci sotto un felpone, un maglione, insomma tutto quello che volete che qua sotto ci sta benissimo. E niente, quindi l'ho presa principalmente per il colore, però comunque è una giacchetta che alla fine anche se è di questo rosa però sta bene con tutto. Altro acquisto, questo un po' particolare, vi faccio vedere prima il cartellino, purtroppo non so dirvi quanto costa perché il prezzo non c'era. Vi faccio vedere prima il cartellino perché poi magari rischio di perderlo, e cioè rischio che mi cada. E questa qui è una tutina un po' da in bianchino sexy, lo chiamo io. Ed è una semplice, non so neanche chiamarla, tutina, salopette, non so bene come definirla. Comunque è fatta così, è di jeans e ha appunto il pantaloncino, semplicissimo, e questa sorta di toppino con qui. Facciamo che questa qua la indosso e ve la faccio vedere indossata qui, così almeno capite un po' meglio come è fatta. E questa qua è perfetta per questo periodo perché con questa d'estate secondo me crepate di caldo perché è proprio materiale jeans, cioè è lo stesso materiale della giacca che vi ho fatto vedere prima, quindi è bella pesantina e niente, però è molto molto carina. Questa qua poi potete metterla anche come volete, potete tipo mettere sotto un top e tenere aperto la parte sopra oppure tenerla tutta chiusa, insomma potete metterla un po' come vi pare. E sembra scomoda. Sembra veramente scomoda, però in realtà non lo è. Io l'avevo messa per andare al sushi e avevo un po' di paura perché io di solito quando vado al sushi mi sbottono sempre il pantaloncino perché altrimenti esplodo. E questa qui, dicevo, cavolo, però cioè se mi stringono e me li devo mi devo sbottare, cosa faccio? Mi tolgo tutto? E invece no, invece è super... non so come spiegarlo, cioè non siete... costretti dentro, anche se il materiale è bello rigido, però si sta comodi. Continuando con Zara, classico pantaloncino di pelle, questo qua un po' sciupato perché è stato nella borsa un po' di giorni e niente, questo qua pantaloncino di pelle semplice, 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 proprio più basico di così non si può e nulla, fatto così con la chiusura che io amo perché almeno non si vede niente, cioè non si vede bottoni, non si vede la zip, non si vede nulla. Dentro sono leggermente scamosciati, quindi tengono bello caldo. E questi sono perfetti sia da mettere adesso in questo periodo, sia da mettere quest'inverno con magari sotto un paio di calze o lo stivale alto, insomma sono super versatili anche d'inverno. E questa qui, questo è il cartellino. E anche questi vi faccio vedere indossati qua da parte. Questi secondo me un must have perché possono essere eleganti, un po' sportivi, insomma super utili. Andando avanti con un altro capo super basic è la camicia over bianca.
che io non avevo, ce l'ho bianca e azzurrina a righe, però tutta bianca non ce l'avevo e quindi ho deciso di prenderla appena l'ho vista. Questo è il cartellino ed è appunto una camicia semplicissima, bianca, un po' over, fatta così con il taschino qui, e i bottoni sono super carini perché sono bianchi perlati, fatti così. Questa, per il discorso che vi facevo prima, magari indossata con sotto il top di Calvin Klein, magari con chiuso solo un bottone, o insomma potete giostrarvela. E vabbè, la camicia bianca è un must have, sotto i maglioni, sopra un paio di leggings, infilata dentro in un paio di jeans a vita alta, insomma questa qua dovete avercela. Unico difetto delle camicie che io odio è che si sciupano subito e niente, quindi non so come farò, cioè la stirerò penso ogni secondo. Ultimo capo preso da Zara, vi avviso, questi qua sono i jeans della mia vita. Penso siano i jeans più belli che io abbia mai preso da Zara. Guardate. Allora, il colore è quello classico dei jeans, quindi è anche il mio colore preferito. E ha degli strappi super semplici sulle ginocchia che spero di non aprire, perché io tutte le volte che i jeans hanno gli strappi così, diciamo, discreti, quindi nulla di troppo esagerato, tutte le volte che li metto mi si infila puntualmente il piede qua dentro e li slacero completamente, quindi ci starò super attenta. Quindi hanno questi strappini qua sulle ginocchia e poi vanno giù lunghi lunghi lunghi, come piacciono a me, perché a me di solito i jeans mi stanno sempre sempre corti, e hanno lo spacchetto qua di lato che quindi si aprono sulle scarpe. E sono a vita media, quindi non altissima, perché per la mia conformazione di fisico la vita media è perfetta, perché la vita alta non mi sta bene. E nulla, quindi voi li starete vedendo qua, quindi fatemi sapere se secondo voi mi stanno bene. Io li trovo incredibili e questo è il cartellino. Anche Zara è finito e l'ultimo negozio che vi mostro è Intimissimi. E due acquisti li ho fatti io e uno invece è un regalo. E su questa cosa voglio aprire una piccola parentesi, nel senso che vi avevo promesso che vi avrei fatto il video dei regali di compleanno, però purtroppo non l'ho fatto e penso proprio che non lo farò, perché è stato un po' un compleanno strano, nel senso che sapete che sarei dovuta andare in vacanza e poi non sono andata, quindi alla fine poi non ho organizzato niente, quindi tutti i regali mi sono arrivati magari sparsi, alcuni mi sono arrivati prima, alcuni dopo, un po' li avete anche già visti, come la maglietta della Juve, le Birkenstock, un regalo era la vacanza, mi hanno dato dei soldi, però a settembre inizierò il laser e devo anche mettere l'apparecchio, quindi ho deciso di non comprarmi niente e tenerli da parte per appunto iniziare a fare queste due cose. E nulla, quindi i regali fisici che mi rimangono sono veramente pochi e quindi è inutile che io ci faccia un video. Però appunto uno mi è stato dato pochissimo tempo fa, ce l'ho qua fresco ancora con la bustina, e quindi ho detto perché no, facciamolo vedere nel video haul. E niente, quindi prima le due cose che ho comprato, e come già vi anticipavo prima con il reggiseno di Calvin Klein, triangolino, questo qua di Intimissimi, super basic, questo qua proprio da mettere tutti i giorni, che non si deve vedere, non devo mettere sotto le camicie per fare la fighetta. E il modello è Tiziana, se vi interessa. Non l'ho ancora, cioè non l'ho mai messo, l'ho solo provato, però super comodo. Altra cosa che invece avete visto nel video dei preferiti, ovviamente se avete visto il video dei preferiti, e sono questi qua, che sono i copricapezzoli in silicone, sempre per il mood, il reggiseno non lo voglio più mettere. E invece il regalo che mi è stato fatto da Intimissimi è un completino che appena ho visto ho amato follemente e amerete anche voi, già lo so. È fatto così, quindi ha il reggiseno così, tra l'altro questo qui è il modello perfetto per chi ha poco seno, e in un, voi direte, mica il ferretto ti dà fastidio, non c'è ferretto, guardate quanto è morbido, non c'è niente, assolutamente un po' di imbottitura push up, perché appunto questo modello qui vi quel poco che avete ve lo tiene su bene e vi fa un effetto
spettacolare e guardate, cioè è stupendo questo dettaglio qua in mezzo con questi fili, la spallina con tutte le rouge fatte così, questo è spettacolo. E la mutandina abbinata appunto è fatta così. Questo modello qui è gioia. E niente ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate degli acquisti, qual è il vostro acquisto che vi è piaciuto di più o quale vi sta meglio secondo voi. E nulla, vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!